È complicatissimo. È abbastanza complicata, sì, anche perché devi gestire un po' tutto quanto, sia quello che è anticipo, acceleratore, quindi è alquanto complicato. La Fiat 130 motore 4 cilindri in linea venne guidata da Felice Nazzaro, che vinse il Gran Premio di Francia nel 1907 ad una media di 113 km orari. Guida a destra, pedali, a sinistra la frizione, al centro l'acceleratore. Questo qua è l'anticipo sul magnete. Quindi man mano che io regolo senti che cambia il suono del motore, quindi quando acceleri devi anticipare lo scoppio. E questo qua è l'acceleratore a mano. Bisognava essere bravi a guidare. Bisogna essere bravi. Oltre alle mani tanta testa bisognava utilizzare. La pompa sulla sinistra e la pompa dell'aria per pressurizzare il serbatoio. Era compito del copilota, quindi nel tuo caso, pompare aria nel serbatoio per mantenere la pressione costante e far fluire la benzina direttamente al motore. Insomma, anche lì la coppia pilota-copilota era inscindibile. Inscindibile.